Buongiorno a tutti. Parliamo oggi con Mario Rusconi, che è il presidente dell'ANP Roma. Ecco, ma perché parliamo con Mario Rusconi? Perché nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto PNRR, che all'interno contiene una disposizione di particolare rilievo che riguarda l'edilizia scolastica. Ecco, ma di che cosa si tratta, Presidente Rusconi? Ci vuoi chiarire un pochettino la questione? Allora, abbiamo appreso dal ministro Valditara che nel decreto viene applicato il cosiddetto modello Genova. Che cosa vuol dire? Come a Genova per ricostruire il Ponte Morandi sono state trovate delle procedure semplificative, abbreviative e nello stesso tempo molto efficienti, la stessa cosa, come ci dice il ministero, dovrebbe avvenire nella scuola. In che senso? Nel senso che noi sappiamo che lo stato attuale dell'edilizia degli edifici scolastici che faccio presente non appartengono alle scuole, questa è un po' una stortura tutta italiana. Le scuole primarie, la scuola media, la scuola dell'infanzia appartengono ai comuni, le scuole medie superiori alla città metropolitana o alle province laddove ci siano. Allora, questi proprietari hanno difficoltà molto spesso oggettive, cioè non hanno i fondi per poter intervenire con l'integrazione di questi fondi e soprattutto con il cosiddetto modello Genova di cui parlava Valditara, noi avremo delle semplificazioni perché sappiamo che per rimettere in piedi un edificio scolastico bisogna passare attraverso tutta una serie di procedure degli organi tecnici, degli enti locali che sono veramente defatiganti. Faccio un esempio: persino per sostituire un vetro, la scuola deve fare domanda al municipio o alla città metropolitana o alla provincia, poi c'è un appalto per i vetri. Insomma, il risultato è che nel frattempo siamo passati dall'inverno all'estate, non c'è più bisogno di quel vetro. Allora, ben venga quindi il modello Genova, ci sono semplificazioni delle procedure, si danno più poteri, diciamo così, decisionali agli enti locali stessi e il tutto dovrebbe significare una velocizzazione proprio delle situazioni riguardanti le scuole, perché poi potrò dire qual è la situazione attuale degli edifici, che è pericolosissima. Ecco, appunto, veniamo a questo tema che è sicuramente molto interessante. Tu sei in grado di fornirci qualche dato, cioè qual è lo stato degli edifici scolastici oggi? Ma io mi rifaccio ai dati di cittadinanza attiva che ogni anno meritoriamente interviene su questo argomento. Allora, noi sappiamo che il 42% degli edifici scolastici sono precedenti al 1976, hanno circa 50 anni. Attenzione, a Roma ci sono scuole che hanno 500 e 600 anni, insomma, modestia a parte, l'archeologia ci fa molto piacere nella nostra città. Il 52% delle scuole medie superiori hanno più di 50 anni. Poi sappiamo che il 58% delle scuole non hanno il certificato di agibilità statica, non hanno avuto il 40% il collaudo statico, mancano a circa la metà delle scuole i certificati per la prevenzione degli incendi. Quindi è un po' tutto a macchia di leopardo, cioè in poche parole lo Stato stabilisce delle regole che devono essere obbligatoriamente perseguite e rispettate. Per quanto riguarda i locali dei privati, naturalmente, se non vengono rispettate queste regole, un bar, un ristorante, un albergo vengono chiusi, poi lo Stato, incredibilmente, per quanto riguarda il proprio patrimonio edilizio, è molto più, come dire, molto più tollerante. Ora, col modello Genova, noi pensiamo che si possano risolvere molte di queste situazioni, non tutte, non sarà una panacea. Come al solito, però, queste percentuali di carattere nazionale che tu ci hai dato probabilmente nascondono anche delle diversità a livello territoriale, o no? Cioè, la situazione, per quanto tu ne sai, è uniforme? Nord, sud, centro, isole? Oppure ci sono delle differenze sostanziali e sostanziose?
Allora, mio padre milanese diceva il mulo è bel perché le vari. Allora, le migliori performance da parte delle regioni per quanto riguarda la manutenzione delle scuole, i certificati, cioè tutte quelle procedure previste dalla norma sono Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Molise, che quindi ha geometria variabile dal punto di vista governativo. Purtroppo le peggiori, mi dispiace dirlo, mi sto mettendo molta cenere sul capo, sono Lazio, la mia regione, la Calabria e la Sardegna. Ecco, noi dobbiamo arrivare sicuramente ad una forma di omogeneizzazione, cioè non ci può essere una regione estremamente virtuosa. Capisco che la Valle d'Aosta è piccola, ma l'Emilia-Romagna non è piccola, insomma, e che invece ci diano poi le regioni grandi come la Calabria o il Lazio che diano diciamo, dei risultati estremamente negativi. Dobbiamo avere appunto dei livelli, come si dice adesso con l'autonomia rafforzata, dei livelli proprio di prestazioni adeguate e possibilmente spalmate in modo simile su tutto il territorio nazionale. Ecco, ma quanti soldi ci vorrebbero per sistemare un po' decorosamente le scuole italiane? Tanti, immagino. Anche qui hai un dato? Sì, il dato è che se tutte le scuole dovessero essere messe a norma, anche con la manutenzione ordinaria, ma soprattutto quella straordinaria, occorrerebbero circa una quindicina di miliardi di euro, che è una cifra altissima, come noi sappiamo. Attenzione, più o meno la cifra che 25-30 anni fa in lire era stata già annunciata per quanto riguardava lo stato di, diciamo, di degrado di molte scuole. Quindi adesso dei fondi ci sono, non sono tutta la cifra che occorre naturalmente. Il problema è che la burocrazia molto spesso questi fondi li rendeva quasi impossibile l'accesso da parte degli enti locali perché era diventato difficilissimo. Col cosiddetto modello Genova, ci tengo a sottolineare, Genova è una bellissima città, vedere il ponte Morandi rifatto, che adesso si chiama in altro modo, mi sembra sia il ponte San Giorgio, è una soddisfazione proprio come cittadini italiani, insomma. Bene, ma tutto questo quali ricadute potrà avere sulla vita delle scuole e anche sugli impegni poi dei dirigenti scolastici, perché anche loro dovranno in qualche modo fare la loro parte, o no? Sì, noi infatti siamo sempre stati molto attivi nel dire agli enti locali, io personalmente mi sono rivolto all'ANCI e all'UPI del Lazio naturalmente, agli enti locali che ci deve essere una interlocuzione costante con il dirigente scolastico e con i suoi collaboratori, perché l'ente locale magari conosce più o meno lo stato della scuola. Io varie volte ho suggerito veramente l'acqua calda agli enti locali, ho detto volete sapere lo stato delle scuole, basta che voi prendiate il documento di valutazione del rischio che tutte le scuole devono avere, che purtroppo non tutte le scuole hanno, perché sul documento di valutazione del rischio che è fatto da un tecnico ci sono tutte le magagne, diciamo, di una scuola che l'ente locale adesso, avendo con questo decreto, quando sarà attuato, non solo le risorse, ma soprattutto una facilitazione delle procedure, potrà mettere in ordine. Senti Mario, ma quindi alle scuole arriveranno attraverso gli enti locali, in questo caso le città metropolitane o i singoli comuni, arriveranno risorse ingenti. Bisognerà fare molta attenzione affinché queste risorse vengano spese in fretta, sicuramente, ma anche bene, cioè nel senso che devono essere spese in modo efficace, in modo efficiente. E soprattutto che vengano spese bene anche dal punto di vista, diciamo, della legalità, che non ci siano pasticci. Ecco, usiamo questo termine un po' basso, ecco, non addentriamoci in altre parole più importanti. Che cosa ne pensi? E noi infatti chiediamo che ci siano dei controlli anzitutto sull'esecuzione dei lavori. Pensa che già per anni, nella mia lunga carriera, vedevo dei lavori fatti negli istituti dove sono stati. Nessuno alla fine di questi lavori, poi l'ente locale che naturalmente li faceva eseguire con degli appalti, veniva
a controllare se erano stati eseguiti in maniera rigorosa. Noi dobbiamo pretendere che, soprattutto non per il vetro rotto o per la porta scardinata, evidente, ma per lavori di grossa manutenzione straordinaria, ci sia poi un controllo finale da parte dell'ente locale. Spesso è mancato questo. In più chiediamo, e questo penso possiamo dirlo come cittadini e soprattutto come professionisti dell'educazione civica, ci tengo a dire. Noi diciamo sempre ai ragazzi l'importanza della legalità rispetto delle norme, chiediamo che gli enti locali rispettino fino in fondo le norme e diano degli appalti che noi speriamo siano i più rigorosi possibili, senza interferenze esterne, come può essere accaduto purtroppo in molti casi nel nostro paese. Ancora una questione, Mario, ma uno dei temi importanti anche da un punto di vista, come dire, pedagogico, se vogliamo dire, è anche quello delle caratteristiche che i locali scolastici devono avere. Cioè, non basta avere delle aule a norma, non basta avere i certificati a posto, eccetera, eccetera. Forse ci vogliono anche aule concepite per consentire alle scuole, agli insegnanti, ai ragazzi di praticare una didattica attiva. Ecco, riusciremo a fare anche questo? Ma secondo me c'è l'impegno di molte scuole, devo dire. Io sempre più parlo di ecologia estetica. Cosa voglio dire? Che i ragazzi devono stare in ambienti non solo confortevoli, ma anche belli, simpatici. Pensa che in alcune regioni, in alcune città, non faccio nomi, insomma, erano stati dati dei parametri per quanto concerneva la verniciatura delle pareti e si prendeva come parametro il grigio scuro, che io ho definito il grigio, mi permetto di dire, Ucciardone o Re Bibbia, due carceri. Perché? Perché si sporcano di meno. Ma non ha senso una cosa di questo tipo. Noi dobbiamo avere dei, come, così come in moltissime scuole noi vediamo diciamo così, delle aule allegre, simpatiche, che ti aprono il cuore. Cioè il ragazzo già la mattina si sveglia tardi, arriva con il mezzo pubblico che non funziona nelle grandi città, viene a scuola in un'aula grigia, tutta sporca e così via, ma è chiaro che non viene incentivato a sistemare. A me è successo che in un liceo dove ero preside diversi anni fa, tutto grigio era, ho chiamato dei writer che naturalmente sono venuti con una specie di book e mi facevano, dice, questo l'ho fatto alla stazione Termini, questo l'ho fatto al sottopassaggio, cioè se c'era la polizia immediatamente li prendeva di petto. E ho fatto veramente dipingere la scuola, e la scuola che era un edificio non molto bello, tutto grigio e così via, è diventata molto allegra, e da quel momento ho notato che i ragazzi la mantenevano, la sentivano più loro. Cioè la scuola deve essere, bisogna restituire, come dice la Maraini, mi permetto di dire, quando è venuta nel mio liceo, bisogna restituire sacralità alla scuola. La sacralità è fatta di rispetto delle regole, di rispetto degli insegnanti, di rispetto anche degli studenti, questo mi sembra evidente, ma di rispetto anche di quelle che sono le ambizioni dei ragazzi, stare in locali belli, ben arieggiati e così via. È un problema a lunga scadenza. De Gaulle mi sembra dicesse che era come dire, un grande impegno, una cosa di questo tipo, però bisogna assolutamente riuscirci. Noi abbiamo degli obblighi proprio morali, oltre che civili, nei riguardi dei giovani. Quindi ci auguriamo che questi soldi che arriveranno nelle scuole tramite gli enti locali, le province, le regioni, i comuni, possano davvero servire non soltanto a mettere a norma dal punto di vista, come dire, legale le scuole, perché questo è la base ed è importantissimo, ma possano servire anche a rendere le nostre scuole più accoglienti, perché in questo modo davvero garantiamo ancora di più il diritto allo studio degli studenti. Bene, ringraziamo Mario Rusconi per questa bella chiacchierata, ma anche per i dati che ci ha fornito, che mi pare siano molto importanti, molto interessanti. Grazie ancora Mario Rusconi, presidente ANP Roma. Grazie a tutti voi.